La Padania come topolinia! Se la siete inventata voi! Siamo verso la direzione del Busco, verso la... Siccome c'è che ancora lì. Bene, già riconosciuto. Lasciatelo stare! Che reato è? La difesa dell'Italia, che reato è? È pieno di simboli del cibo! Non stiamo rovinando niente, metto soltanto vergogna! Lasciatelo stare! Lasciatelo stare, se gli deve andare bene! Il fascismo gli andava bene! Bravo! Bravo Oscar! Bravo Oscar! Vergogna! Bravo! Bravo! Grande! Allora, prima di tutto vorrei che vi facciate un applauso, perché voi in questo momento siete quelli che in Italia resistono a questo clima. Seconda volta da Torino, dal Piemonte, come benvenuti in Italia, per due motivi. La prima, perché crediamo che la scuola pubblica sia un bene comune, come l'acqua, come l'aria, come questi territori. E allora dobbiamo, come oggi, continuare a difendere la scuola pubblica, però, perché questo è lo strumento con il quale la società si forma e si formerà per il futuro. Il secondo motivo perché siamo qui, perché crediamo fortemente che qui dentro a queste strutture, i giovani si debbano formare ad una cultura antifascista prima di tutto. E allora non si può avere, come è stato già detto oggi, queste scritte e questi simboli di un partito che, ad esempio, in Piemonte, attraverso il suo referente istituzionale, cioè il presidente della regione, dice che i fondi agli studenti devono essere solo dati agli studenti italiani e non stranieri. Oppure, come quello di Padova, un consigliere della provincia di Padova che ieri in consiglio ha detto che la maratona del santo patrono non si dovevano più dare i fondi, perché questa maratona veniva vinta solo da negri o extracomunitari in mutande. Vergogna, vergogna, vergogna. E concludo dicendovi che noi siamo qui e saremo qui e continueremo a starci perché crediamo profondamente in una cosa: l'Italia è una, indivisibile. L'Italia deve essere salvaguardata e per questo motivo dobbiamo avere la capacità anche di riapproparci delle parole, perché noi crediamo in un'Italia giusta. E allora, se questa è l'Italia che deve vincere, riprendendoci le parole, dobbiamo continuare a urlare Forza Italia, perché non è questa cosa solo e esclusivamente, fatemi finire, perché quelle parole come il simbolo, oggi dei balconi abbiamo visto molti simboli tricolori. Io ci credo in quel simbolo, perché ci credo in un'Italia giusta e in un'Italia antifascista. Ci credo a 30 anni, ci credo con i partigiani che oggi sono qui con noi, dobbiamo prendere questo testimone e continuare a portarlo alto con onore. Grazie e continuiamo così.